I sapori sono in tavola, e che tavola, ma soprattutto che posto, un angolo di paradiso. Marco Biolghini, siamo al Bricco delle Viole e davvero sembra di essere su una terrazza che parla di mondo. È vero, noi vi aspettiamo naturalmente a braccia aperte. Il Bricco delle Viole ha un'ubicazione fantastica, siamo a Barolo e si gode un panorama splendido, la cucina promette già bene, siamo in compagnia dello chef Alessio Sarotto, ma soprattutto siamo stati accolti da un sorriso e da un'atmosfera magica che parla già di ben mangiare e di soprattutto buon bere. Esatto, noi vogliamo proprio dare questo ai nostri clienti, oltre naturalmente al nostro posto, la nostra cucina, ma soprattutto un sorriso. Beh, ci riusciamo benissimo, poi tu ispiri proprio la figura dell'oste dove si mangia bene, si gode, hai un aspetto godereccio perché la tavola è uno dei piaceri più belli della vita. Grazie mille Sonia, grazie mille. Allora Marco, mi lasci nelle mani di Alessio, sono in buone mani? Volentieri, volentieri, e anche buon lavoro. Oggi andiamo a celebrare naturalmente la cucina che parla di queste zone e immagino che nella tua cucina i nostri formaggi... Sono protagonisti. Eccola lì. Sono protagonisti quasi al 100%, ogni piatto ha una sua caratteristica e ogni formaggio entra con i suoi gusti, i suoi sapori per valorizzarlo al 100%. Allora, con che cosa partiamo Alessio? La prima ricetta allora, che vogliamo consigliare per i nostri sapori in tavola. Allora partiamo con un uovo impanato su un letto di taccole, che sono i fagioli prima che diventino fagioli, e fritto e servito con una fondutina di bratenero in uscita, prima dell'uscita. Beh, allora cominciamo, ti facciamo lavorare per noi. Beh, naturalmente Alessio ha ribadito un concetto fondamentale, quello di scegliere i prodotti del territorio. Certo. I nostri formaggi sono davvero a chilometro zero, a metro zero, ma soprattutto arrivano dal lavoro di tante persone che dedicano la vita a migliorarli, alla produzione ma anche alla selezione dei migliori latti e della produzione davvero più ineccepibile, per avere sempre un gusto al 100%. E soprattutto anche un valore nutrizionale alto, senza nulla togliere al palato, questo certo, è poi il segreto. Certo, allora, certo. Che cosa hai combinato? Allora, cominciamo prendendo l'acqua, facendola bollire e aggiungendogli una tazza di aceto. Perfetto. Quando bolle, noi buttiamo per 5 minuti e 30, si lascia bollire. Perfetto. Poi si tira fuori e si pela in maniera molto delicata, perché sono difficilmente... Immagino che il tuorlo debba rimanere morbido. Un po' morbido, perfetto. Noi naturalmente l'abbiamo già preparato. L'abbiamo già preparato con qua. Con i segreti della televisione. L'abbiamo già preparato, poi si fa un'impanatura classica normale. Nel mentre si mettono le taccole fatte precedentemente bollire, si mettono leggermente in forno a gratinare. Ok, le taccole semplicemente le hai lessate in acqua e sale? Lessate in acqua e sale, 5 minuti di cottura, molto veloce, e poi vengono ammorbidire leggermente. Perfetto, allora qui abbiamo l'uovo che ha cotto in acqua e aceto per 5 minuti e 30. Quindi ovviamente fuori sembra sodo, ma dentro il forno è molto morbido. Sarà quindi molto morbido. Bisognerà usare una delicatezza molto... Ma guarda che i nostri telespettatori, a forza di seguire le nostre ricette, intanto hanno imparato a usare i prodotti migliori come i nostri formaggi, ma poi hanno acquisito una manualità, una dimestichezza che ti fanno concorrenza. Fa piacere. Quindi stai attento. Allora, una volta farina, uovo e pan grattato. Bene, un errore che spesso commettiamo noi quando si impana. Prima nella farina, poi nell'uovo, poi nel pane. No. Sempre farina, uovo e pan grattato. Farina, uovo e pane, perfetto. L'ordine è questo qua. Poi dopo praticamente l'uovo rimane impanato. Ok. Una volta che viene impanato, noi abbiamo il nostro pentolino con l'olio. Olio di semi. Siamo più leggeri perché quello d'oliva risulterebbe un po' troppo pesante. Allora, per fare la frittura in maniera eccezionale bisognerebbe utilizzare l'olio extravergine, però purtroppo quelli bisogna anche la grassezza è molto al punto di ai gradi, ai gradi fare attenzione. Così è più semplice dedicargli il tempo, quindi non c'è nessun tipo di problema. Perfetto. Quest'uovo abbiamo detto che verrà adagiato su questo letto di taccole che sono in forno a dorare leggermente, ma il segreto sarà questa nostra base di
possiamo chiamarla fonduta, no? Crema? È una base di fonduta di crema di bratenero. Praticamente noi abbiamo preso il bratenero, l'abbiamo sminuzzato in maniera... Perché hai scelto il bratenero, Alessio? Perché non mi va, essendo un gusto molto leggero, non va a coprire il gusto sia dell'uovo che delle taccole, perché gli altri formaggi secondo me hanno un punto di saporitività leggermente, e quindi diventa più difficile. Qui andiamo con un uovo molto semplice, quindi delicato. Deve essere delicato. Non sono aggressive. Non sono aggressive. E quindi se noi andiamo con un raschiero, un broduro, è troppo forte, che andrebbe a coprire totalmente gli altri gusti. Perfetto, quindi abbiamo dadolato il bra tenero. Sì. E l'abbiamo semplicemente... Semplicemente adagiato a bagnomaria piano piano e lasciato sciogliere in maniera quindi molto semplice. Quindi niente panna, niente... Niente, solo così. Proprio, solo così, nature. Nature, proprio per dare proprio la centralità del gusto al formaggio. Benissimo. Quindi. Allora noi attendiamo che l'olio prenda temperatura. Cogliamo l'occasione in questo minuto per salutare tuo papà. Salutiamo, giusto? Sì, salutiamo Luciano che è un fedelissimo, casa, fedelissimo, ma che cucina guarda anche Luciano? Sì, cucina anche a casa. Sicuramente sì. Luciano un bel pezzo di formaggio sulla tavola dei nostri formaggi. Lui non li se mangia lo sempre. Già, ho già capito che un buon gustaio non se lo fa sicuramente mancare. Lui li mangia sempre. Quindi si vede già che, si capisce già che è un buon gustaio. Ciao Luciano. Allora l'olio sta prendendo temperatura. Benissimo. Noi nel mentre abbiamo da creare il fondo con la nostra crema di bra tenero sotto. Perfetto. In cui adagiamo, guardate anche la cromia che ha scelto Alessio. Beh, questo piatto di questo colore crea un grandissimo contrasto con la purezza della fonduta della crema di bra tenero, per dare proprio risalto al prodotto. Certo. Questo è un piatto che praticamente cerca di esaltare al massimo anche i formaggi Che nella tua cucina qui al Bricco delle Viole non mancano mai, non mancano mai. Anche perché i turisti, i clienti, ma anche lo straniero che venga ad assaggiare la tua cucina, ovviamente penso che vada alla ricerca della tipicità territoriale. A noi piace dare piatti anche elaborati, però utilizzando soprattutto i prodotti del territorio. E noi lo diciamo sempre, Alessio, con tutti i tuoi colleghi: se si parte da una materia prima valida, la riuscita del piatto è quasi automatica. E quasi all'80% abbiamo un buon prodotto. Se abbiamo i prodotti alla base buoni, non li puoi sbagliare. Abbiamo la bravura dello chef, abbiamo l'accoglienza e l'ospitalità di Marco, abbiamo un posto paradisiaco, quindi il successo è garantito. Allora, eccolo lì. L'uovo. L'ovetto adesso, si è tuffato. Adesso è tuffato. Praticamente deve stare proprio un minuto, non di più, perché deve rimanere. È già cotto, se no si asciuga troppo, giusto per dare quella croccantezza esterna che dia un po' di colore. Di croc-croc quando si taglia. Certo. Perfetto, è già quasi pronto. Si vede già che. Sì, è già pronto. È già quasi dorato. È perfetto. Già pronto, l'abbiamo tirato su. Benissimo. Adesso noi gli creiamo il letto. Che meraviglia! Beh, questo è un antipasto di tutto rilievo. E poi gli diamo qualche piccolo. Fa la sua grande figura, Alessio, questo piatto. Qualche piccolo dettaglio. E poi sulla tavola del Bricco delle Viole, sicuramente come sempre, questo antipastino. Un piccolo fiorellino per dare un po' di gusto. Che meraviglia! Ricordiamo allora questa ricetta che possiamo intitolare come Alessio Uovo. Uovo impanato su letto di taccole e fonduta di bratenero. Meglio di così, i sapori sono in tavola. Grazie ad Alessio Sarotto e dal Bricco delle Viole. Per il momento è tutto, ma ci rivedremo proprio qui a Barolo.